Quando si decide di acquistare un'auto usata, uno dei principali rischi è quello di acquistarne una che non ha dei chilometri reali e effettivamente dichiarati. Affinché questo non avvenga, ci sono dei piccoli accorgimenti o controlli che anche una persona inesperta può effettuare. Ad esempio, partendo da una prima verifica documentale, si può controllare il libretto di uso e manutenzione e in particolare verificare i chilometri dichiarati nei precedenti tagliandi. Se i chilometri dichiarati nel precedente tagliando è superiore al chilometraggio indicato nel cruscotto, nel quadro strumenti, vi è un'incongruenza e quindi significa che i chilometri sono stati scalati. Volendo effettuare dei controlli all'interno dell'abitacolo, è bene verificare l'usura di alcuni elementi, quali il pomello del cambio, il volante, il sedile, in particolar modo quello del guidatore, nonché l'usura del battitacco, cioè dove si appoggia il piede sinistro durante la guida. All'esterno dell'abitacolo, i pochi controlli che possono essere facilmente eseguibili sono quello sullo stato del pneumatico e, in particolar modo per le auto dichiarate con pochi chilometri, l'usura delle pastiglie dei freni. Questi sono quegli accorgimenti, quei controlli che può effettuare una persona inesperta, non del settore. Per effettuare una verifica più approfondita, più concreta, un tecnico può andare a fare ulteriori controlli. Personale più qualificato, come ad esempio dei meccanici, possono effettuare i test più approfonditi. Uno di questi è la verifica della coerenza tra stato del vanomotore e del radiatore con i chilometri dichiarati nel quadro strumenti. Inoltre, avvalendosi di strumenti di diagnostica, si possono simulare degli errori al sistema ABS. Questo va a evidenziare il chilometraggio reale di questo momento e quindi si può confrontare con quello dichiarato appunto nel quadro strumenti. Brum Brum, avvalendosi di personale altamente qualificato, assicura di effettuare tutti questi controlli sulle auto che mette sul proprio sito online, in modo da scongiurare il pericolo per il cliente finale di acquistare auto con chilometri non reali.